Ciao a tutti ragazzi da The Gamers 98, benvenuti in questa settima parte. Sesta, perché dico settima, vabbè. Lo so che in questa parte bisogna stare aspettando di vedere Elix. Ma, come ho potuto notare, per qualche strano motivo pazzo, non possiamo andare, non possiamo tornare indietro. Quindi dovremmo aspettare la mossa surf. Di averla, penso. Vedete? Altrimenti non possiamo. Volevo provare a vedere se qualcuno in queste case ce la dava. Vediamo questo, faccio spuglio. Madò, mi ricorda Earth Gold, bellissimo. Cioè, non ci ho preso su Pokémon, interessante. Ciao a tutti ragazzi, da Giù, il primo RPG, non mi sono presentato prima. Ragazzi, forse sì, benissimo, ci prendiamo la bicicletta, vediamo un po'. Per andare per qualche grotta. Ragazzi, è quello che fa per me. Poverino cieco, guardate, mi spiace. Salve, questo è il mio rispetto per cieca. Abbiamo la bici che fa per te. No, aspetta. E mica si, ma costa l'anima di Dio! Ma quanto cazzo costa? Vediamo. Noi diciamo di sì, dai. Mi dispiace, è caro per te. No, la voglio. Non c'è una bici per me. Ma la normale bici è abbastanza per me. Anch'io c'ho una mountain bike. Beh, basta. Una bicicletta nuova di sé. Ma va. Beh, questo è il primo percorso. Ragazzi, in questa parte dovremmo arrivare da un gioco, vediamo. No, aspetta, questo sarebbe uno slobro. Sembrava un Tyranitar, se mi ricordo come si chiamava. Tyranitar. Perché ragazzi, non gioco proprio un dopo. Tempi mai, poi. Qui. Oddio. Qui c'è un po' di casino. Certo che qui i ladri sono proprio lasciare le impronte. Guardate, professionisti. Come non lasciare tracce. Quei maledetti Rocket. Guarda cosa hanno fatto qui. Hanno rubato le mie. No, aspetta. No, aspetta. Non è che gliene frega che tipo hanno combinato questo. Ah, lui dice che gli hanno rubato l'MT. Ah, hanno fatto una fossa. Grazie Team Rocket. Vabbè, continuiamo. Team Rocket cerca di scavare la strada verso il mare. Tu stai male, secondo me. E qui c'è. Chi è questo? Ehi, fuori, non ti è permesso stare qui. No. Bene, battuto. Ok, restituirò l'MT che ho rubato. L'MT28. E ragazzi, abbiamo fossa e vai. Che non serve un cazzo, vabbè. Questa era. Qual era? Aspetta. No, mi ti 28 questa. Insegnare a Bulba Gamer che ne ha bisogno dopo la cazzata con Venom Polver. Incapace. Fantastico. È incapace persino di avere posto. Insegnare qualche altra mossa che teniamo tanti di MT. Cioè ragazzi, secondo me questa cosa non ha un po' senso. Cioè, tipo un po' che un cazzo sa scavare. Non è che ha bisogno di un MT. Ma vabbè. Continuiamo. Magari per vedere sottoterra, ma servirebbe solo degli occhiali. E allora ragazzi, andiamo ad Anciopoli. Che è questa cosa? Perché non posso mettere al centro? Vabbè. Incrociamo le dita, io non trovo il doppionatore. E chi vuole questa? Allora, ciao. Hai Nidoran? Vuoi scambiarlo con Nidoran?
Ah, hai nido in femmina. Maschio, vuoi scambiarlo con nido in femmina? No. Che sfortuna, peggio letto. Cosa cambia? Il colore. Madonna. Solo il colore cambia. Sì, è vero. Allora. No, anche la mossa, alcune mosse. Ragazzi. Wow. Io temevo di trovare allenatori, ma che? Troviamo soltanto scambiatori idioti. Tipo questo che vuole. Quando c'erano gli allenatori? Sì. Infatti, c'è che perde la roba in quella via sotterranea. Vabbè, dai. Se tu stai a camminare premendo A, trovi qualcosa. Guarda. Vabbè. Penso che avevano perso soltanto quella cosa. Peccato, vabbè. Cioè, che fortuna. Vabbè, grazie per avermelo detto. E questo cos'è? Ma figurati se poteva finire lì, allora. Via sotterranea, cioè, no, va sempre questa cosa. E ora dovremmo andare a battere. No, aspetta, vediamo la mappa. Dove sono qui? Cos'è sta cosa? Ah, questa è la pista ciclabile. Una sedia. No, ho una sedia, che dici? Ah, sete. Una bottiglia di acqua fresca. Dato che io gioco ad Hard Gold, più o meno so come funziona Canto. Quindi so che bisogna andare a portargli una bottiglia di acqua fresca. Ragazzi, andiamo ad arancio poi. Sì, voglio evitare le... lotte. Le lotte. Non ti ho mai visto in giro. Sei in gamba? No. Bene, rieccoci. Cazzo, avvelenato. Ma ragazzi, noi abbiamo tutto per tutto, cioè, a culo così. L'abbiamo l'antidoto e diamoglielo. Se lo muore. No, aspetta, l'antidoto serve a curare il veleno. Volat. Ah, era Volat che si è avvelenato. Ok. Allora, ragazzi, il problema è che Bulba Gamer è morto. Però qui sotto ci dovrebbe essere Aranciopoli. Cioè? Cos'è questa Aranciopoli? Ragazzi, siamo arrivati ad Aranciopoli, andiamo subito a quella cerchia. Ma è Aranciopoli? Aranciopoli. Ok, ragazzi, siamo arrivati ad Aranciopoli, andiamo a quella cerchia al centro Pokémon. Beh, dato che siamo ad Aranciopoli, io direi, dato che qui si combatte, andiamo a battere il cavo palestra. Oppure prima andiamo ad allenarci alla MNanna. Ragazzi, sapete che vi dico? Evidentemente in Art Gold potevano far vedere che avevano finito, ma vabbè. Sì, questo è un Tyranita. No, un Machop, sì. Un Machop sta spianando la terra. Oh, guarda Art Gold. E su questo lotto di terra costruisco un edificio. Sì, ma la stai sperando dal 2002, ancora niente. Ah, non ci interessa. Cosa vuoi fare? Noi stiamo attenti all'incremento. Pare che Grimer si gru... un set gol. Sì, vabbè, niente, qualche canto. Cazzo. Per andare alla palestra abbiamo bisogno della mossa taglio. E chi me la dà? Cavolo. O della mossa surf. Quale facciamo? Beh, vediamo, mi sembra che qui dentro ci davano qualcosa. Sì, qui dentro ci dovrebbe essere un pescatore, o no? Il mio pigeon volerà al nord per portare una lettera a Zaffiranopoli. Chi se ne fotta? No, che c'è scritto. Caro Pippi. Spero di vederti presto. Poi vengo al Team Rocket, bla bla bla. Salva, sogna. Chi me la dà, surf? Forse la nave. Allora ragazzi, dobbiamo per forza andare nella nave. E quindi dai, facciamo un allenamento bello nella ship MNN. Cos'è quello? Che
faccia. La M Nanna è una famosa nave di lusso. Apriamo da Lanciopoli una volta l'anno. Ma non era la nave che è in Earth Gold? Sì. Le do il benvenuto sulla M Nanna. Mi scusa il biglietto? No, quel nome è lì, Bill Gates, non c'entra niente, io mi chiamo Bill Gates. No, aspetta, che è successo? Io sono entrato dal pontile e sono ritornato nel pontile diverso. Guarda ragazzi che bel disegnino bianco e nero, ragazzi. È molto, molto piccolo. Cioè ragazzi, io sono più grande delle mie nanna. Entriamo, allora. Che occhi! Vuoi sfidare? Quasi i geni sono instancabili. Qualcuno del pennegliati potrebbe sfidarti. Ragazzi, in Earth Gold e in Soul Silver, io e Giuseppe usavamo gli Alger Palkan in questa nave. Mamma, che bel ricordo. Che ricordi? Bianca ha preso da Pokémon Diamante poi, madonna. Vabbè, facciamo questo. Bonjour, Gesù. Io sono il cameriere di questa nave. Sarò molto lieto di servirle per qualunque cosa. Ah, del tipo forte e silenzioso. Non sto capendo, vabbè, saliamo, vediamo. Dobbiamo arrivare dal capitano, per esempio. Sì, ragazzi, il capitano ci dovrebbe dare su, ci dovrebbe dare su. Non parlo nemmeno per non perdere tempo. Allora. Ah, sono già arrivato. Dovrebbe essere questo. Rieccoci allora. È salito al 26, quindi lo spostiamo e alleniamo Volaz. Ragazzi, non voglio allenare subito l'Unifresh perché nella palestra, nella prossima puntata penso la faremo, mi serviranno e l'Unifresh non è molto avvantaggiato. Ma vabbè. Allora, dove sta davanti il capitano? No. Benissimo. È già salito di livello. Ah no. Ah no, vedete, ecco Gary, infatti. Allora, mi aspettavo di trovarti qui. Tu ti aspettavi? Io non me l'aspettavo, vabbè. Ti hanno invitato davvero? E come procede il tuo Pokédex? Se mi ricordo in Earth Gold è uscito anche Gary. Sì. E come procede il tuo Pokédex? Ho già catturato 4. Sì, ma ne hai catturato di 40, ma fai schifo lo stesso, ma non ti servono altre 40 Pokémon. Ce ne sono ovunque, me ne frega. Sì, ok, lo so. Perfetto, inizio della lotta, si aggirano nella basta. Wow. Allora, Gary manda Pigliotto. Ne mandiamo l'uno di fresco. Benissimo ragazzi, già siamo avvantaggiati. Stavolta lo distruggiamo. One shock, allora. E il primo è fottuto. Sabbia. Dico io, ma non sai nemmeno le mosse e ti catturi 40 Pokémon. Maledetto Windows 8. Allora. Ok, l'Unifresh riceve 50. Gary sta per usare l'Atiket. Vuoi cambiare Pokémon? Allora, se userà l'Atiket noi siamo Volat. Però a questo punto siamo ancora l'Unifresh, dai, chi se ne frega. Shock. Ma non è che tipo lui usa qualche mossa per attaccarmi, no. Cioè, aumentiamo la difesa che è molto più. Ora usiamo la pozione. Facciamo i nabbi proprio, cioè. Che è successo? È paralizzato, benissimo ragazzi. Non è infatti. Perché dovrebbe attaccare? Meglio usare colpo coda. Allora. Ucciso. Stancante, no? No, che stancante. Vai, noioso. Livello 24 per l'Unifer. Gary sta per usare il Calabra. Non so più solo l'unica mossa come l'altra volta. Allora, Bulba Game. Che facciamo? Fustata. Infatti, sta usando soltanto una mossa. L'avevo detto io.
Brutto colpo addirittura gli ho fatto. Perché non ci stai zitto? Anzi, perché non mi sto anch'io zitto? Frustale, e lo facciamo anche questo. Cada bene il mio esausto. E ci facciamo 50. Carmiglione. È tipo fuoco. Eh sì, devo cambiare poco. Non vorrei cambiare poco, però guardate, sta a 13 più. E mettiamo Volaz, dai. Non mi baso sui tipi perché è debole, quindi. Affiga, vai. Spegniamo la candelina. Brutto colpo. Fulmi sguardo. No, infatti, perché dovrebbe attaccare con un lanciafiamme? Facciamo fulmi sguardo, che è più divertente, adesso. Battuto. Molto facile. Fa schifo, cioè. Magari di Pokémon potentissimo, ma non è sfrutta le potenzialità. Almeno tu stai allenando i tuoi Pokémon. Infatti tu pensi a catturare 40 Pokémon. Si dice che ci sia a bordo un maestro di taglio. Ecco ragazzi, immaginavo. In realtà è solo un vecchio nel mare di mare. Ma il taglio è davvero utile. Il taglio per tagliarti. Vabbè. È autolesionista. Allora. Cioè il gono si dice. Sta tornando da dove? Vabbè. Cos'è sta cosa? Come combattere il mal di mare? E quale capitano che non c'è nessun capitano? Ah! Questo coso qua che sembra una Pokéball è una bambina, dovrebbe essere. E questo dovrebbe essere il capitano. Capitano, mi sento uno straccio. Oddio, il massaggio la schiena. Mi sento molto meglio. Voglio vedere la mia tecnica del taglio. Te la potrei far vedere se non stessi così male. Ecco, prendi questo. Ok ragazzi, Prima men. Ma da quanto tempo ci è voluto? Oh. Sta salpando per Yoto. Vabbè, io me ne voglio andare. Che cazzo fammi aspettare sta. Ma che me ne frega. Ma che rumori. Allora ci troviamo fuori dal centro Pokémon. Anzi, fuori dalla palestra. Dal centro Pokémon. Perché entro qui con i Pokémon. Ah, questo è il club degli amici Pokémon, no? No, aspetta, perché qui mi sembra che ti davano una cosa. Questo qua ti dovrebbe dare una cosa. Sono il presidente del Pokémon Fan Club. Ho più di 100 Pokémon, non sono molto più. E mi sembra che questo mi piaceva il. No, non volevo sapere! Ecco, Rapidash. Quello mi piaceva lui. Non trovo gli scherzi. Sì, non me ne frega niente, Ma caldo, da morire, guarda. È spettacolare, fantastico. Ok, basta! Guarda che ora faccio fare. Bravo, lo capisci. Guarda, devi scusare con tutti quelli che stanno guardando questo video. Ragazzi, la bici. Ma io voglio il volo, cazzo. Vabbè. E ragazzi, finalmente abbiamo anche la bicicletta. Ci potremo muovere molto più velocemente. Finalmente. Perché stranamente in questo gioco non ci sono le scarpe da corsa. Ma vabbè. Andiamo al centro Pokémon, che non mi ricordo mai dov'è. Allora, arrivederci. Rieccoci, allora andiamo alla palestra Pokémon. Perché non l'ho manco insegnato a nessuno, quindi. Ragazzi, chi le insegno? Allora potrei fare o come fanno molti altri che fanno tipo il Pokémon schiavo. Però, siccome io non c'ho voglia di schiavizzare nessun Pokémon. Insegnare taglio, insegnare taglio a un Pokémon, sì. Lo insegniamo a Bulbagamer perché gli altri sono incapaci. Ok, ragazzi. Tagliamo questo caspita di albero. Che succede? Come si dà? Ah! Sì, perché in questi giochi si faceva così. Taglio, ecco come si fa. Taglia tutto. Tagliato.
Cioè, era un alberello, taglia tutto, vabbè. Jim. Allora, capo palestra Lanciopoli, Sergio. L'americano è il mio. Ah, sì, questo soldato americano. Questo capo palestra è di tipo elettrico. Minchia. Vabbè. Dammi acqua fresca. La gente lo chiama l'americano. Bravo. L'illuminato. L'illuminato. Aspetta, i Pokémon elettrici, i Pokémon volanti e quelli d'acqua sono a rischio. Fai attenzione alle paralisi. Benissimo ragazzi, sappiamo che non abbiamo un tipo per andare contro questo Pokémon. Abbiamo Bulbagamer però, confustato. Solo lui. Ragazzi, un altro problemino. Ah sì, mi ricordo, praticamente tu qui devi trovare dei pulsanti che stanno nascosti in questi cestini. E ogni volta che troveremo un pulsante, quelle sbarre lì verranno tolte. Vabbè, tentiamo la fortuna. Fuoco, c'è un pulsante sotto il bidone. Premio. Che c***o. Cioè, che c***o. Oh. Acqua, c'è solo spazzatura. Alleluia ragazzi. È stata veramente una palla e finalmente possiamo vedersi. Lasciare la corna. No, sembrava. Ehi, tappo. Tappo. Poi monetti mi hanno salvato in guerra. Ma le fotte. Hanno paralizzato i miei amici. Proprio quello che succede a te. Quindi sicuramente questo non userà altri attacchi altri che tranne quelli paralizzanti. Proprio stupido. E ci sono giù a lottare. Voltor. Vai Bulbagamer. Allora, Voltor frustato. Livello 21. Cioè ragazzi, livello 21, livello 26 penso che non si possa dire altro. Stridio, sviga la difesa, me ne posso. Come si capiva che sarebbe successo? Perché lui non è che potrebbe usare un attacco, no! Stridio, è meglio. A iniziare di questi capo palestra veramente. Ragazzi, ancora Stridio! Ma che capo palestra è? Vabbè. Taglio e lo facciamo. Non lamentiamoci perché ricordiamoci che è un gioco di prima ancora del 2000, quindi. Sta per usare Pikachu. Ma sì, mostriamogli il nostro di Pikachu. No. Facciamo Pikachu contro Pikachu, più bello. No, Lunifresh contro Pikachu. È vero, il nostro è il più grande Pikachu italiano. Lunifresh, allora. Attacco rapido, vai. Scommetto che lui userà Zone Shock, no? Perché lui è lì, ha programmato male. No, no, figurati se poteva usare Zone Shock. Ruggito, addirittura. Attacco rapido, cioè. Meno male che sono tappo io. Velocità X, ma non me ne frega niente a me della velocità, capito? Perché io ti uccido. Non è che usi una pozione. No, con attacco rapido attacchi sempre prima, a parte quello. No. Perché anche lui lo so. Oddio. No, vabbè ragazzi, non aveva speranza, diciamo la verità, dai. Pikachu nemico esausto, l'universo aveva 315 punti S. Sta per usare. L'universo è sempre il più grande, non cambio. Lo distrugge, lo distrugge. Comunque questo è il Pokémon più famoso del capo palestra, cioè il più forte, che è Raichu. Ma figura se userà tuono, no, perché tuono. Forse ho sbagliato. Forse avrei potuto cambiare Pokémon. Proviamoci ormai. Vai, attacca rapido. Fulmine. Chissà perché va a finire sempre così. Non è molto efficace. Benissimo. Ah, c'è un nemico. Ma figurati se mi poteva finire con un attacco rapido, ma no. Vai Lunifresh. Almeno gli abbiamo fatto metà PV. Vabbè, sono fottuto stavolta, sì. Lo ammetto. Ho combattuto valorosamente Lunifresh. Ragazzi, il bello è che dopo questa lotta vedrete cosa ci dà. Se è come Earth Gold sempre. Allora.
Fustata, vai. Figurati se usava fulmine. Vai, fustata. Dai, togliamo parecchio, dai. Ragazzi, queste sono le tecniche contro i capi balestri. Benissimo, ragazzi, è fottuto. Vai, con taglio. Oh, quanto addirittura questo colpo era quello. Non è molto efficace. Taglio. Ragazzi, abbiamo vinto anche questa volta. Vai a casa. Anche in questa parte ce ne andiamo a casa con la medaglia. Raichu un nemico esausto. Bulbagamer riceve 628 punti esp. Sale a livello 27. Vai al grande Bulbagamer. E l'abbiamo battuto. Vediamo che ci regala questo qui questa volta. Wow. Tu sì che sei forte, caspita. Bene, prendi la medaglia a tuono. C'è il tuono dalla fu- dalla la nuvola col tuono proprio. Ma da Zeus, cioè. La medaglia tuono aumenta la velocità dei tuoi Pokémon. I tuoi Pokémon potranno volare in ogni momento. Perché sto parlando a Stacca? Sei speciale, prendi questo. Ragazzi, l'MT24 che contiene Fulmine, benissimo. L'Universe può imparare finalmente Fulmine. Insegnala un po' i monetti. Lo faccio di fronte a te. Ma sei morto. Vabbè. Ragazzi, sto zaino è casinaro. Sì. L'Universe. Sì. Qua è... No! No! Perché? Perché quella porco 2DA? Perché queste cose?